Buongiorno Marcello Messina, istruttore cinofilo. Oggi inizierà la prima puntata di una serie di video che risponderà alle vostre domande che ogni giorno ci mandate, così da poter dare maggiori informazioni a tutti sui nostri servizi e anche su delle curiosità sul mondo cinofilo. Anzi, vi invito a tutti ad iscriverci in privato a info@marcellomessina.it se avete domande da porci. E noi nei video settimanalmente pubblicheremo e vi daremo una risposta, spero più esaustiva possibile. Quanto dura un percorso educativo e come si svolge? Allora, la durata dipende tutto dall'impegno che il proprietario dà al di fuori gli incontri, fuori dei nostri incontri. In media noi chiediamo un incontro 2 a settimana, la lezione dura tra i 30 ai 45 minuti, questo per non poter stressare il cane. Personalmente noi abbiamo dei percorsi un po' alternativi, sono lezioni singole, one-to-one, cioè proprietario, cane, istruttore. Successivamente, a un livello successivo, mettiamo altri cani e altre distrazioni. Si svolgono in un posto coperto, nel nostro caso, per poi lavorare in strada. Come secondo step, e terzo step, lavorare a domicilio del cliente. No, nel nostro percorso esiste una formula standard, cioè prima lezione, seconda lezione, terza lezione, che esercizi prevede, ma in base a una prima consulenza, che è diversa dall'incontro conoscitivo. La prima consulenza nostra cos'è? Non è altro che un'ora di valutazione del cane, dove si svolgeranno come? In 30 domande, 30 pagine di domande da fare al proprietario, dove chiediamo le abitudini, chiediamo la storia, chiediamo lo stile di vita e chiediamo gli obiettivi che ogni proprietario ha. Successivamente svolgiamo dei test caratteriali, che sono circa 12, anche se ora stiamo lavorando su altri test per una valutazione ancora più approfondita del problema, e a sua volta chiediamo anche ai proprietari di fornirci dei video che permettono nel quotidiano di vedere il cane come si comporta. Da lì, ogni giovedì noi prendiamo le valutazioni che abbiamo fatto durante la settimana e analizziamo ogni singolo video, ogni singola risposta che voi date e a sua volta i test caratteriali. Da lì formuleremo un programma di lavoro mirato e personalizzato. Noi non crediamo a percorsi standard o divisi per razze o fasce d'età, ma noi li dividiamo in base a ogni singolo individuo. Si alternano tra lavori olfattivi, lavori di ricerca, gioco, relazione, manipolazione e lavori anche di semplici esercizi, possono essere il seduto, il fermo, il terra, il richiamo, il resto. Ogni lezione viene data una scheda di valutazione che il proprietario deve compilare giornalmente quando è a casa per poter darci la possibilità così di monitorare il cane nei suoi risultati e a sua volta verrà lasciato ogni settimana una scheda di esercizi da svolgere a casa. Questo per poter avere la possibilità di esercitarsi senza dubbi o senza dimenticanze, ecco, degli esercizi da fare. È importantissimo il percorso educativo, oltre la relazione uomo-animale, il lavoro di sinergia con l'istruttore. Non scoraggiatevi se avrete dei rallentamenti nei risultati. O avete subito i risultati, ma dovete fare in modo di capire le motivazioni del rallentamento e parlarne con il vostro istruttore. Noi teniamo tantissimo a un lavoro basato su un lavoro di squadra ed è importante questo perché potete avere la possibilità di avere un risultato più duraturo anche nel tempo. Dopo i percorsi educativi, noi diamo la possibilità ai nostri clienti, perché non siamo un'associazione, per questo li chiamo clienti, di venire a titolo gratuito a fare le verifiche durante l'arco dell'anno, questo per poterli tenere monitorati e poter seguirvi anche dopo il percorso. Ci sarà sicuramente Elena o le persone dell'equipe che potranno contattarvi, contatteranno per chiedervi un pochettino come va il cane, come si comporta e così in caso darvi dei consigli o venirci a trovare per fare un ripasso. Vi auguro una buona giornata e mi raccomando, visitate il nostro sito marcellomessina.com dove troverete numerosi articoli che settimanalmente pubblichiamo per potervi dare informazione e cultura cinofila. Vi auguro una buona giornata.